Per tutti voi montanari amanti della musica, è l'ora delle notizie sul traffico del mattino. C'è un tamponamento tra yak sulla sopraelevata tibetana. La fila si estende fino alla rampa d'uscita per il K2. Quindi se viaggiate in groppa allo yak stamattina, concedetevi un giorno o due in più, gente. Si può sapere che cosa ti prende, Scooby? Non vedi che sono in onda? Hai ragione! Ho dimenticato di controllare la temperatura. Sarà meglio mettersi i guanti oggi. Ci sono 15 gradi sotto zero lì fuori e anche... e anche il 100% di possibilità di incontrare un mostro delle nevi! Signore e signori, interrompiamo il programma per darvi una notizia straordinaria dal vivo mentre si verifica! Ascoltate, mi hanno appena consegnato questo importante bollettino. Aiuto! Signor Yeti, ha per caso prenotato un tavolo? Ecco il menù, signore. Ok, Scooby, ora fagli assaggiare il vecchio 1-2. Sì, 1-2. Scooby, dove... Forza, campione, è il momento di fargli il super avvitamento all'indietro di Scooby! Siamo in trappola, Scooby-Doo! Aiuto! Chi sono quelli? Dovrebbero essere Blue Falcon e il cane prodigio, anche se mi sembrano un tantino metallici. I miei omaggi umani. Io sono Mr. Hyde. Un tempo ero come voi, ma ora sono diventato molto più... Beh, lasciate che ve lo mostri. Cioè, quello sembra Mr. Hyde, l'ultra arcinemico di Blue Falcon. Questo non c'era nel trailer. Sono io, Mr. Hyde. E sono qui in carne ed ossa. Sono io, Severin. Qui sta succedendo qualcosa di strano. Di strano, ma positivo. C'è qualcosa che non mi quadra, Fred. Esatto. Mi chiedo se anche questo faccia parte dello show. Io rispondo no, 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 e filiamo se c'è sì. Prestate attenzione, prego, e guardate molto attentamente, perché sono qui per insegnare a tutti voi il significato della paura! Volate, miei piccoli! Distruggete tutto quello che incontrate! Ah!
dentro? Tu sei un genio, Scooby? Io ci è andata bene. Ma non per lo stand del Blue Falcon, guarda! Quei poveretti verranno travolti! Aspettate, le due torri! Presto! Voi due spingete quella a destra! Bel salvataggio! No? Ma non vi salverà la prossima volta! Tornate a me, miei adorati! Tornate dal vostro padrone! Scusami tanto, babbuino! Non avevo intenzione di farti paura! Di nuovo tu! È il circense di... La papandata! Non c'è niente là! Sì, ragazzi, non c'è niente! Niente? Che sollievo! Sì! Se ora fosse qui alle nostre spalle, direste qualcosa, vero? Io non voglio guardare! Ho guardato! Di qua! Da questa parte! Rallenta, Scooby! Forse l'abbiamo seminato? Forse abbiamo seminato tutti quanti? Basta non trovarsi davanti qualcosa di grosso e peloso! Qui sono tutti pelosi! Guarda che barba! Dobbiamo trovare quel lupo mannaro! Trovare? Guarda che io e Scooby siamo già sufficientemente terrorizzati! Sì! Se lo troviamo, saprete da che parte scappare? Ma è... anche questa è una giusta teoria! Qui di sicuro non c'è nessuno. Oh no, è solo un sollevacosi. Calma, Scooby. Ormai sarà andato via. E Velma? È stata... Silenzio! Penso io a lui. Indietro! Quello è per i vampiri. Cosa? L'aglio si usa per i vampiri. Sei sicura? Perché io sapevo che anche... Sicurissima? Di luce fa sempre comodo. Se n'è andato, almeno per ora.